Matteo Salvini nuovamente indagato dalla Procura di Agrigento, stavolta per la vicenda Open Arms, 164 naufraghi bloccati per 20 giorni su una nave con due bagni con lui al Viminale. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio. Altra indagine, altro processo per aver difeso i confini, la sicurezza e l'onore dell'Italia? Per me è una medaglia, rifarei e rifarò tutto, commenta sprezzante Salvini. Mi chiedo se questa volta il Parlamento lo salverà di nuovo, ribatte Oscar Camps, fondatore di Open Arms. Il sindaco di Bari, Antonio De Caro, è stato rieletto presidente dell'ANCI nel corso dell'assemblea congressuale di Arezzo. L'ANCI non è e non sarà mai un partito, né avrà mai un colore politico, ha detto il leader dei primi cittadini. De Caro ha annunciato un vertice sulla manovra il 27 novembre a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. I comuni lanciano l'allarme tagli, il rischio è di ritrovarsi con 1 miliardo in meno di risorse nel biennio, uno scenario che può incidere sui servizi ai cittadini e costringere alcuni enti locali a dichiarare il dissesto. Il Parlamento ci ascolti, dobbiamo dare risposte anche su ambiente e immigrazione, ha continuato De Caro. Fate un lavoro straordinario e lo Stato vi è riconoscente. Il presidente della Camera Roberto Fico visita la sede operativa della Protezione Civile. Accompagnato dal capo del Dipartimento Angelo Borrelli, Fico ha percorso le sale dove vengono monitorati i fenomeni atmosferici, il traffico marittimo e l'utilizzo delle flotte aeree antincendio. Borrelli ha mostrato come viene gestito il sistema di prevenzione e allertamento alla popolazione. Un lavoro fondamentale, ha sottolineato Fico. Impegnati giorno e notte al servizio dei cittadini, specialmente in queste settimane di maltempo, ma trattati come un corpo di serie B. Sono i vigili del fuoco, oggi di nuovo in piazza, tutti in divisa, davanti a Montecitorio. Come spiega il segretario del CONAPO, Antonio Brizzi, chiedono che nella legge di bilancio siano assicurati i 215 milioni di euro necessari a parificare retribuzioni, previdenze e carriere agli altri corpi dello Stato. Un fondo stabile per tutte le radio universitarie che oggi sono condizionate dai finanziamenti decisi dai singoli atenei. È quanto propone la deputata del PD Alessia Rotta, che lavora per inserire nella legge di bilancio uno stanziamento dedicato ad Antonio Megalizzi, il giovane operatore radiofonico assassinato a Strasburgo nel 2018. Per tutte le notizie consultate il sito di Re.it.